Buon pomeriggio a tutti, benvenuti ad un nuovo appuntamento di Scienza Contagiosa, il format di lezioni virtuali targati Frascati Scienza, promosso e sostenuto dal nostro comitato scientifico. Come forse ormai saprete, Scienza Contagiosa nasce agli inizi di marzo, all'inizio del lockdown, con l'intenzione di dare un supporto agli studenti e alle studentesse costretti a casa e lontani dai banchi di scuola a causa dell'emergenza sanitaria. Proprio per questo motivo, Frascati Scienza ha stipulato un protocollo d'intesa con il Ministero dell'Istruzione per la realizzazione di attività di didattica a distanza a seguito proprio dell'emergenza sanitaria da Covid-19. In realtà, siamo stati contenti di scoprire nel corso della programmazione che non solo le scuole sono state interessate ai nostri appuntamenti, ma che ci sono tante persone interessate a trascorrere un'ora in compagnia dei protagonisti della scienza. Vi ricordo che potete seguire la diretta sul canale Facebook di Frascati Scienza o sul canale YouTube di Frascati Scienza e per conoscere la programmazione vi basta andare sul nostro sito www.frascatiscienza.it o iscrivervi alla nostra newsletter. Se aveste delle difficoltà a seguire la diretta, non vi preoccupate perché la lezione rimarrà registrata sui nostri canali e la troverete anche sull'Instagram TV, sempre di Frascati Scienza. Durante la diretta sarà possibile interagire con noi scrivendo dei commenti direttamente nelle piattaforme da cui state seguendo e quindi cercheremo di rispondervi durante l'appuntamento. Oggi qui con me c'è un ospite per me particolarmente speciale, c'è Graziano Ciocca, a cui diamo il benvenuto. Eccolo qui con me. Ciao Graziano. Sono speciale, che Sei emozione. speciale, adesso spieghiamo perché. Ah. Graziano è un biologo specializzato in ecologia ed evoluzione, un divulgatore scientifico e dico che per me è speciale perché è stato un mio collega di università ed è un mio collega di lavoro e lavoriamo talmente tanto insieme che lo chiamo il mio marito di lavoro perché passiamo tantissimo tempo insieme. Affè, abbiamo pure la Insieme? pelle uguale. Mo oggi io non la porto, facciamo una figuraccia, che me la sono tolta, però è vero. E perché siamo coniugi di lavoro? Perché nel ormai lontano 2009, io e Graziano, insieme ad altre persone, abbiamo costituito un'associazione che si chiama GECO, che è specializzata nella divulgazione scientifica in campo ecologico e biologico, nella didattica in particolare dell'ecologia e nell'educazione ambientale. Facciamo attività con le scuole, ma anche per il pubblico generico. E oggi vogliamo portarvi a fare una cosa un po' speciale. Spero che vi siate preparati perché stiamo per partire per un safari. Quindi allacciate le cinture in questa ora. In cui staremo insieme, andremo a fare un safari molto speciale, il safari alla scoperta di un ambiente che probabilmente è inesplorato o quantomeno non è mai stato esplorato o spesso non viene esplorato come faremo noi oggi. Quando parliamo di safari, pensiamo a una jeep, la savana africana e ad essere pronti ad avvistare grandi predatori come ad esempio i leoni oppure degli grandi gruppi di erbivori come le zebre, gli gnu, le gazzelle. Ma oggi, e soprattutto, immaginiamo di avere una tenuta adatta, quindi mi auguro che voi abbiate tutti un abbigliamento adatto per partire per questo safari da veri esploratori. In realtà vorremmo svelarvi un segreto. Vi vorremmo dire che per fare un safari e conoscere animali dalle caratteristiche incredibili, che probabilmente non avete mai visto come abbiamo fatto oggi, basta andare in un prato. Nel prato del nostro giardino, nel prato che magari è al bordo strada di fronte casa, l'importante è cambiare il nostro punto di vista, farci piccolini, diventare grandi come quei piccoli animali, i piccoli insetti, le chiocciole, i ragni che vivono all'interno dei fili d'erba. E che lo vedono il prato molto diversamente da noi. Guardate che cosa abbiamo fatto: ci siamo rimpiccioliti, abbiamo preso la nostra mini jeep e stiamo andando ad esplorare non un prato qualsiasi, vorrei dire, ma il prato di fronte casa di Graziano, giusto, Graziano? È proprio Sì, lui. si nota dalla qualità del video, alla mano vera. Esatto. E se osservate. Come si vede il prato nei panni di un insetto, vedrete subito che è molto diverso da come siamo abituati a vederlo noi. Cioè i fili d'erba che noi vediamo come una cosa sottile, che può essere calpestata, in realtà sono molto spessi. Le foglie creano un sacco di nascondigli. E chissà che qui non si nascondano dei predatori temibili, in agguato, che aspettano una preda, oppure dei voraci erbivori che sono lì a cercare la prossima foglia da rosicchiare.
Ecco, Graziano sarà il nostro ranger e ci guiderà proprio alla scoperta degli animali che si nascondono in questa giungla in miniatura, mi verrebbe da dire. In pratica vi sto dicendo che oggi pomeriggio andremo a fare un vero e proprio safari da entomologi. Spero siate pronti, abbiate allacciato le cinture, ma soprattutto che abbiate idea di che cos'è un entomologo. Graziano, ci aiuti tu a scoprire cos'è un entomologo? Un entomologo è un esperto in entomologia. Ah, grazie. Mo sì. Prego, prego. Vuoi fare altre domande? No, vorremmo delle risposte. Nel frattempo saluto tutte le persone che ci stanno salutando. Riconosco anche degli insegnanti che ci scrivono nei commenti. L'entomologia è la scienza studiata dagli entomologi. Ok, la smetto di essere ricorsivo. È la scienza che studia gli insetti. Quindi i biologi possono studiare un sacco di cose, le piante, i funghi, i batteri. C'è chi si specializza sugli animali, quindi uno zoologo, e chi si specializza sugli insetti. Anzi, se vogliamo essere precisi, tutti un po' gli artropodi, cioè quegli animali che hanno le zampe articolate come gli aracnidi, per esempio i ragni, i scorpioni, oppure i millepiedi, i centopiedi, qualcuno magari anche qualche crostaceo, però in generale sono gli insetti, anche perché sono il gruppo animale più numeroso sulla Terra, quindi ce n'è da studiare, più di 1 milione di specie sono solamente insetti, quindi oggi in questo safari ci focalizzeremo, ci soffermeremo a cercare proprio gli insetti. Ma che cos'è un insetto? Un insetto è un animale che ha una caratteristica fondamentale. Ha 6 zampe. Se trovate qualcosa che ha 6 zampe, è un insetto, molto probabilmente. Certo, ha altre caratteristiche, generalmente ha 4 ali, ha il corpo diviso in capo, torace e addome, ha 2 antenne, però la caratteristica principe è proprio insetti, uguale 6 zampe, tanto che appartengono al gruppo degli esapodi, 6 zampe. Detto ciò, c'è da fare una specifica veloce, che non tutti gli insetti hanno 6 zampe, perché alcuni stati vitali possono essere senza zampe del tutto, per esempio non so se siete mai andati a pesca con i bigattini, che sono degli insetti, oppure esistono alcune larve di zecche che hanno 6 zampe, quindi ci sono le eccezioni, però possiamo dire come regola generale, se trovate qualcosa che ha 6 zampe, con buona probabilità è un insetto. Ma andiamo a cominciare il nostro safari. Ora, ci vuole un occhio un po' esperto, tanto che quando si va in Africa c'è il ranger col binocolo che vi dice guardate lì c'è un branco di gnu, eccetera. Ecco, oggi io sarò il vostro ranger che si avventura insieme a voi in questa giungla dei fili d'erba, in questa savana davanti a casa mia in miniatura, e quando troverò qualcosa di interessante fermerò la nostra mini jeep e vi inviterò ad osservare. Ecco qua, è comparso il primo animale incredibile del nostro safari. Lo vedete? Non so se lo vedete, allora facciamo una bella cosa. Prendo il binocolo e vado a zoomare. Adesso si vede un po' meglio. Devo dire che è difficile da vedere a un occhio poco allenato, però nel buchino della foglia, come si dice a Roma, fa capocella, perché ha il capo che spunta fuori, il primo animale del nostro safari in giardino, e cioè è un rullo di tamburi. Prego Alessandro, fai un rullo di guance. Ah, prego. È un bruco un po' generico, andiamo un po' più nel dettaglio, un bruco di Macaone. Il nome scientifico è Papilio Macaon. Come si fa a riconoscere questa bestia se dovessimo incontrarla? Innanzitutto memorizzare l'immagine va bene, ma le caratteristiche, cioè i suoi segni distintivi, sono che ha il corpo senza setole, cioè non è peloso, è abbastanza morbido e poi ha queste colorazioni molto accese, seppure avete notato che era difficile da scorgere. E poi ha 6 zampe davanti, le zampe vere e proprie, e 10 ventosette, cioè false zampe o per i secchioni pseudopodi, che fanno tipo delle mollette sugli steli d'erba, servono ad arrampicarsi. Quindi ogni animale che troveremo faremo una scheda di riconoscimento, il nome comune, i segni distintivi, ma anche cosa mangia. Questo qui è un grandissimo erbivoro, in particolare questo bruco è specializzato per nutrirsi di pochissime piante, una delle quali è il finocchio selvatico, il finocchietto. Quindi se trovate il finocchietto selvatico andate a cercare tra le sue fronde, perché io qui davanti ne ho trovati 2, per esempio.
poi l'ultimo campo è una curiosità di questo safari in giardino di ogni animale. Questo bruco, quando nasce, assomiglia a una cacchetta di un uccello, perché qualche predatore se lo potrebbe andare a mangiare, invece così, diciamo, ci pensano due volte prima di mangiarlo. Poi cresce e diventa con questa colorazione verde e nera con puntini arancioni. E un'altra cosa interessante è che se non dovesse bastare questo mimetismo a proteggerlo, tira fuori due cornetti che si chiamano, che emettono un cattivo odore, che si chiama osmeterio, questo organo, escono come una U, una Y, subito dietro il capo. Ora, chi è questo bruco? Perché ho detto specificato bruco di Macaone? Perché la parola bruco vuol dire una cosa in particolare, vuol dire lo stadio vitale larvale, cioè appena uscito dall'uovo, delle farfalle. E dato che in Italia ci sono moltissime farfalle, nel Lazio solo ci sono almeno 151 specie, allora ognuna ha un suo nome. Il Macaone è questa bellissima qui, secondo me la più bella, se non una delle più belle italiane, che ha questa colorazione gialla e nera, un po' a striscia, un po' zebrata. Come è fatto il ciclo vitale di una farfalla? Quella che noi chiamiamo farfalla è l'adulto che va a cercare la pianta giusta, in questo caso abbiamo detto che è il finocchio selvatico, oppure una simile, dello stesso gruppo, si chiama Ferula. La mamma va lì, assaggia con le zampe, perché non è si mette a leccare come noi, ha il gusto, sa riconoscere le piante sulle zampe, riconosce che è la pianta giusta e depone un solo uovo, e poi vola su un'altra pianta per deporre un altro uovo. Quell'uovo minuscolo farà nascere un mini bruco che poi crescerà e poi si impuperà, cioè farà la crisalide, e dalla crisalide uscirà l'adulto che deporrà l'uovo e così via. Questa trasformazione non è solo nell'aspetto, ma anche nella dieta. Cioè, un bruco appena nato, in tutti gli stadi larvali, tutti gli stadi in cui è piccolo, la larva, il bruco, ha delle mandibole che servono a masticare le foglie. Quindi, nel caso di un finocchio, lo vedete, se prendete il rametto, comincerà a mangiare tutti i rametti. Ma poi, quando diventa grande, la bocca non è più masticatoria, ma diventa una cannuccia. Ti piace questo suono? Una cannuccia Molto. con cui succhierà il nettare. È una cannuccia stupenda che è uguale alle lingue di Menelik, cioè le trombette di carnevale. Cioè si srotola insufflando aria all'interno, cioè soffia, butta aria dentro, questa si srotola, ciuccia il nettare e poi se ne va via l'adulto. Quindi cambiano la dieta tra larve, masticatori delle foglie, e adulto che si mangia il nettare dei fiori. Però scusa Graziano, le foto che hai messo qui non sono evidentemente del bruco del Macaone e della farfalla che ci hai fatto vedere prima, che aveva tutti gli altri Evidentemente, colori. ottimo spirito di osservazione. No, non solo del Macaone, perché questa regola vale per tutte quante le farfalle. Infatti, stiamo parlando del gruppo delle farfalle che si chiama, se vogliamo essere precisi, i lepidotteri, cioè le farfalle e le falene, che hanno vari bruchi, ogni specie ha un bruco diverso. Per esempio, da sinistra a destra abbiamo la Vanessa Atalanta, poi al centro c'è il Macaone che abbiamo appena visto, e a destra c'è la Sfinge della Vite, e poi faranno la crisalide e verrà l'adulto. Quindi i lepidotteri sono tantissime specie. Ripeto, nel Lazio solo 151, a livello mondiale passiamo le centinaia di migliaia di specie, che hanno quindi questi tre stadi vitali: il bruco, che si riconosce appunto perché ha 6 zampe davanti e da 2 a 5 zampe, false zampe dietro, la crisalide, e poi da cui emergerà l'adulto, quindi si trasformerà nel processo chiamato metamorfosi e diventerà questa bellissima farfalla adulta. Come si riconosce una farfalla da una falena? So che starete dicendo che la farfalla è diurna e la falena è notturna. La risposta è no, esistono falene diurne. C'è un trucco da ranger dei safari che è vedere le antenne. Se hanno l'antenna che finisce con un pallino, cioè a forma di clavetta, allora è una farfalla. Se è troppo difficile vederla in volo, se quando si riposa mette le ali così dietro la schiena, è una farfalla. Poi schiena. Se le mette invece aperte e sdraiate come quelle di destra, è una falena. Quindi la cosa migliore da fare comunque è andare a vedere le antenne, perché le falene le possono avere in varie forme, per esempio tutte a pettine. Ok, lepidotteri.
vuol dire questa parola brutta? La maggior parte dei gruppi di insetti ha questo pteri nel nome, ortotteri, dittere. Lepidotteri vuol dire ali, pteros, lepido, con delle scaglie, cioè hanno una polverina sopra le ali, che andando a zoomare al microscopio si vede sono delle microscopiche scaglie. Ora, gira la leggenda che se tocchi questa polverina le farfalle non voleranno più, quindi è un po' come la polvere di Campanellino e Peter Pan. È così? La risposta è no. Quello che non bisogna fare è toccare perché si può spezzare l'ala della farfalla, ma questa polverina serve a sfuggire a una sostanza adesiva che potrebbe causare la loro morte. Che cosa c'è di adesivo in natura? Ebbene sì, la polverina delle ali delle farfalle serve a scappare dalla ragnatela dei ragni. Le farfalle sono tra i più abili escapologi della seta del ragno. Quindi è una tecnica di sopravvivenza. Ogni volta che incontreremo uno di questi animali del nostro safari in giardino, ci chiederemo che succede se mi trovo da solo come The Rock in questa foto e me ne trovo un temibile bruco di macaone davanti? La risposta varia di volta in volta. In questo caso è: se mi trovo un bruco di lepidottero davanti, cioè di farfalla o di falena, che faccio? Bene, innanzitutto specifichiamo col dire che alcuni bruchi che hanno delle setole sul corpo sono urticanti. Ebbene sì, questa è una processionaria, quindi non si tocca. Se invece non dovesse essere urticante, come è il caso del macaone, c'è sempre il rischio di fargli male. Cioè io lo vado a prendere a pinza, specialmente un bambino magari, mia figlia che ha 2 anni, potrebbe fargli una spremuta di bruco. Quindi non si toccano i bruchi. Gli adulti invece neanche si toccano, perché hanno le ali molto delicate, hanno una sottile membrana che gli serve a volare. Se la vado a toccare per sbaglio si spezza l'ala, l'adulto non vola più, ciao farfalla, la condanniamo. Quindi si toccano bruchi, crisalidi e farfalle, meglio di no, dovete essere proprio degli esperti. Io per imparare a maneggiarle ci ho messo un po', avendole studiate all'università per la tesi. Bene, sei pronta a ripartire? Io sì, vediamo se c'è qualche domanda, però attualmente c'è solo un fantastico commento di Maria Cristina, che salutiamo, vai, saluta MC, che dice che i bruchi di Macaone sono una vera meraviglia, d'altronde lo è anche lei, e Irene Giorgi che dice che siamo bravissimi, tutte persone di parte, quindi direi che Allora, non lo dire. se non ci sono domande, io sono una persona onesta. Bene, No, continuiamo il nostro se avete safari, domande, quindi. comunque fatele. Volevo dire a tutti, ci sono parecchie persone collegate, quindi se vi vengono curiosità, cose da chiedere, voi le selezionate, io le vedo e le riporto a Graziano. Prego, Bene, andiamo a continuiamo il vedere. nostro viaggio a bordo della mini jeep e già abbiamo trovato qualcosa. Questa volta si vede benissimo, eh? C'è proprio questa macchia, però forse è il caso di mettere il binocolo pure stavolta. Vado, Forse sì. binocoliamoci. Dai, La rosso pepone, riconoscete? l'insetto preferito forse dopo le farfalle in tutto il mondo. Simbolo di portafortuna è la coccinella, che il nome scientifico è septem puntata, che vuol dire intraducibile 7 punti neri, cioè si mettono sul guscio, che in realtà sono il primo paio di ali modificato, a 7 punti neri. Quindi ogni volta che vedo i libri delle illustrazioni mi metto a contare i punti neri sulla coccinella se sono giusti, e la maggior parte delle volte la risposta è no. Chiusa parentesi, comunque. Chi è? Abbiamo lasciato un erbivoro adesso, paragonabile, non lo so, a una gazzella, un po' meno mobile. Adesso invece andiamo su un predatore temibile. I segni distintivi li abbiamo detto, quindi ha queste ali dure con una corazza con 7 punti neri, ma la cosa incredibile è che è un predatore, si mangia i pidocchi delle piante, cioè gli afidi, tanto che viene usato anche per la lotta biologica, cioè quando ci sono le piante infestate da questi pidocchi, si liberano delle coccinelle per andarli a mangiare. Curiosità, l'abbiamo vista meglio del bruco di Macaone, perché è rossa, e il rosso è il colore che spicca di più sul verde, non a caso molta della frutta è rossa. Quindi, perché questo animale vorrebbe farsi vedere a questa colorazione così accesa? Perché sta segnalando che è pericoloso, in particolare è tossico.
proprio per i secchioni, ha degli alcaloidi tossici, cioè l'uccello se la va a mangiare e ha un conato di vomito, la deve sputare e quindi memorizza che le cose rosse e nere, bleh, saporaccio cattivo. Quindi niente cibo per gli animali più grandi. Allora, abbiamo parlato del bruco come di un trasformista che faceva la metamorfosi, è il caso di dirlo anche per la nostra coccinella, perché anche lei ha una larva. Ho visto più di una volta, rischiando l'infarto, le pubblicità con mamma coccinella e i coccinellini dietro. C'è un negozio qui vicino a Non casa fare mia. nomi, però che Non lo faccio i nomi, però dico qua vicino a casa mia, che ha la mamma per tutta la famiglia. No. Come è fatta la larva di una coccinella? C'è cioè una coccinella appena nata, è quell'obbrobrio lì. Per carità, io lo trovo bellissimo, però. Capisco che non è il massimo della grazia dopo aver visto l'adulto così elegante, lucido, si vede questa cosa piccola, bitorzoluta, che anche nel suo caso fa la pupa e dalla pupa esce l'adulto che depone le uova, stavolta in gruppetto e così via. Dove le depone le uova? Le depone sempre vicino a ciò che deve mangiare la larva, e cioè sia l'adulto che la larva mangiano gli afidi, cioè i pidocchi delle piante. Che diciamo prima, non so se avete mai visto quei puntini che tra l'altro se andate a prendere lo stelo vi si spiaccicano tutti sulle dita. Ecco, la larva a destra e l'adulto a sinistra si mangiano questi pidocchi e le piante e sono dei grandissimi predatori, sono specializzati proprio per questo. Per questo dicevo si usano nella lotta biologica. Bene, i coleotteri è il gruppo a cui appartengono questi animali, e cioè i cosiddetti bacarozzi. Tutti gli animali che hanno il primo paio di ali indurito, infatti coleottero vuol dire ala dura, ala in una, con una guaina. Il primo paio di ali, quindi è una corazza praticamente impenetrabile a tutti gli animali della taglia simile, per esempio un ragno, e invece il secondo paio di ali, se riesce a uscire da questa corazza, è fatto per volare. Infatti qua si vedono alcuni di questi animali, per esempio in alto a sinistra, l'avrete riconosciuta che ha l'addome che è luminoso, è una lucciola. Poi abbiamo una coccinella, un maggiolino, un balanino, curculionide, un edemeride, un cervo volante, insomma, è il gruppo più numeroso degli insetti e a livello zoologico il gruppo più grande degli animali, quindi sono quelli di maggior successo. Con questa corazza hanno, così dice Roma, hanno svoltato. Ecco. Quindi in questo safari, se doveste andare a fare il safari nel vostro giardino, probabilmente ne troverete qualcuno, lo riconoscete per questa corazzona. Ma c'è un trucchetto anche per me di riconoscerle, che spesso hanno dei colori metallici, quindi questo verde smeraldo che si può vedere, e di solito hanno, anzi non di solito, sempre hanno un apparato boccale masticatore, quindi vanno a masticare cose, masticano altri animali, masticano piante, masticano il legno, in particolare le larve che vivono tantissime dentro il legno marcescente. Quella salsiccia bianca in alto è una larva di un maggiolino, di un cervo volante o di uno scarabeo rinoceronte che vive dentro il legno, una preda ghiottissima per i picchi, per esempio. Bene. Sono di grande successo e si annovera tra le tante specie anche l'insetto più grande, o meglio, più pesante del mondo. Ora, vi ho detto che il secondo paio di ali può volare. Infatti, alcuni coleotteri sono anche discreti volatori, quindi se vedete, se sentite ronzare qualcosa, sia nel prato, sentite un forte zzzz, probabilmente è un coleottero perché sbatte le ali forte. Se lo scarabeo Golia, che vive in Africa, in generale in Sudafrica, vi vola incontro e voi state andando in bicicletta, magari in discesa, vi arriva in fronte, ebbene sì, una persona c'è morta, perché non perché sia particolarmente cattivo, ma se vi arriva un proiettile grande così, corazzato, e voi state scendendo in bicicletta a tutta velocità, incidente, insomma, è capitato una volta, però l'insetto più grande del mondo è quindi uno scarabeo Golia. Bene. Che faccio se ne incontro uno di questi bacarozzi? Allora, in generale sono talmente tante specie che è difficile generalizzare, però in generale possiamo dire che si possono maneggiare. Sono corazzati, quindi non c'è rischio di fargli male. Se vi vadano dalla mano e vanno a terra, li potete toccare senza problemi e loro non si fanno,
particolarmente male, ma attenzione perché ci sono delle eccezioni. Per esempio, questo insetto qui, verde metallizzato, con l'addome grande, cioè il sederone, può emettere una sostanza che può irritare le mani. E poi, quindi meglio non toccarle, poi tenete presente che hanno questo apparato buccale masticatore che qualcuno potrebbe risentirsi, per esempio questa cicindela, non so se vedete che mandibole che ha. Quindi si possono toccare? Sì, ma meglio se conoscete ciò che state toccando, con cautela, in generale. Bene. Allora, prima di partire per il prossimo avvistamento, ci sono due domande sulle coccinelle. Emiliano ci chiede quanto tempo vivono le coccinelle e quanto tempo rimangono nelle varie fasi di crescita. Molto specifica come domanda. Bene, in generale tutti quanti gli insetti, questa domanda si risponde con dipende dalla temperatura, nel senso che in estate si sviluppano più velocemente e in primavera sono un po' più lente. Comunque la maggior parte degli insetti sempre hanno il ciclo vitale che coincide con un anno. Uno degli stadi vitali passa l'inverno, che può essere l'uovo, la larva, la pupa o l'adulto, dipende dalla specie, e poi emette le uova e muore dopo poco. Questa è la regola generale. Quindi non so dare una risposta precisa sulla coccinella, però si può dire che coincide con un anno. Se è particolarmente caldo può fare anche più generazioni. Comunque approfitto per dire che non esistono insetti che vivono un giorno, per esempio c'è la falsa credenza che le farfalle vivono un giorno solo da adulte, in realtà vivono almeno 2-3 settimane, quindi non vivono poco, ma non vivono neanche tanti, non è paragonabile a noi. Quindi in una situazione di stagione calda si riescono a sviluppare, io immagino, non so dirlo precisamente, però tra 20 e 40 giorni dovrebbero riuscire a passare da uovo a stadio adulto. Questa è la media degli insetti, diciamo. Poi Alessandra ci chiede quali sono i predatori della coccinella? Ottima domanda. Ci saranno così specifici che mangiano questa cosa così schifosa e velenosa? I tossici, io ho visto con i miei occhietti delle foto di uccelli che rigurgitano questo gruppo di insetti tossici, quindi per esempio la farfalla monarca, la coccinella, non sono molto, molto amati. Più che essere mangiati, possono essere allontanati da qualcuno, quindi direi che una gallina, Alessandra, faccio un riferimento a caso, un animale a caso, non perché tu abbia 5 galline in giardino, una gallina secondo me se la prova ad assaggiare, però comunque memorizzano facilmente che, quindi chi se le mangia, io direi a provare a mangiarselo, gli uccelli ci provano, però memorizzano facilmente, quindi che io conosca non mi vengono in mente predatori della coccinella, perché quelli piccoli non riescono a bucare la corazza, quelli grandi mi viene in mente perché non si vedono tantissime coccinelle, perché se io vado a mangiare un pidocchio delle piante, il pidocchio delle piante va a mangiare la pianta che sopra l'insetticida, mi intossico a mia volta e quindi potrebbe avvelenarsi di rimando, quindi uno dei problemi per le coccinelle potrebbe essere questo. Insomma, cioè, diciamo che non ci sono dei predatori, essendo un animale velenoso, insomma, non è un animale particolarmente appetitoso da mangiare. Esatto. E rispondo io ad Eleonora, che ce l'ha già chiesto due volte, ha ragione, se parleremo di ragni, in realtà no, perché abbiamo detto che parleremo di insetti, quindi tutti quelli che hanno 6 zampe, i ragni ne hanno 8, quindi fanno parte di un altro gruppo che è oggi specializzato su questo. Se poi vi è piaciuto tantissimo questa prima puntata di Safari in Giardino, magari ne faremo un'altra dedicata agli altri abitanti, tra cui i ragni, perché poi ragni, ci sono i ragni granchio, i ragni saltatori, i ragni lupo, eccetera eccetera, quindi andiamo al terzo insetto a scoprire. Prego. Io devo fare la musichetta di Jurassic Park, scusami. Tan, 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 tan. Bene, ci siamo soffermati su un fiore di malva dove c'è un qualcosa che sta succhiando il nettare. E chi è questo qualcosa? Non so se riuscite a vederlo, ma questo qualcosa, andiamo a zoomarlo, è un bombo! Qualcuno diceva ape, lo sapevo che qualcuno si cadeva, abbiamo due api, ragazze.
Ci sono 9 specie di bombo in Italia. Questo è il Bombus terrestris, che si riconosce perché ha queste strisce giallo intenso e ha la punta dell'addome bianco. C'è un'altra specie che si può confondere con questo, il Bombus lucorum, ma a voi non interessa. Qual è il segno distintivo? Però è questo qui. Memorizzate queste strisce gialle e nere e soprattutto è piatto. Sembra che ha il cappotto a tutte setole intorno al corpo, mentre l'ape è molto più snella. Questo è proprio pieno di un sacco di setole. Le chiamo setole perché i peli sono quelli che hanno solo i mammiferi, cioè noi, quelli che io qui non ho tagliato da 3 mesi. Invece negli insetti si chiamano setole. Bene, che cosa fa nella vita il bombo? Il bombo, così come l'ape, è un grande bottinatore di nettare, ma mangia anche il polline, e adesso entreremo nel dettaglio. Nettare liquido, polline, i granuli che fanno io la parte maschile dei fiori. Curiosità: solo le femmine in generale di tutto il gruppo delle api, delle vespe, eccetera, hanno il pungiglione, perché quel pungiglione è una modificazione dell'ovopositore, cioè l'organo che serve a deporre le uova. Gli animali che non depongono le uova, quindi le api operaie, tutto ciò che non è una regina, ha la modificazione punge, quindi il pungiglione. Si dice che il bombo non ce l'abbia, in realtà ce l'ha, ma questa falsa creenza è nata probabilmente perché è talmente poco aggressivo che praticamente nessuno è stato mai punto. Dove per nessuno intendo io da piccolo, sì, perché per sfatare queste cose li prendevo continuamente in mano e facevo. Fino a che un giorno un bombo per tutta la rappresentanza ha detto mo basta e mi appunta alla maniglia e io ho capito che ok, vanno rispettati gli insetti, giustamente. Bene. Però scusami per diciamo tranquillizzare Leana che scrive: ma i bombi pizzicano, sì, ma gli si deve dare proprio tanto, tanto, tanto fastidio. Sono meno aggressivi di altri insetti a loro simili. Ecco, adesso faremo una scala di cattiveria. Il bombo sta al pari di aggressività di Alessandra, più o meno. Cioè, di solito no, ma se lo fai arrabbiare sono dolori, ok? Qualcuno lo sai bene. Vedo che tu lo sai Il bene. bombo, o in questo caso la bomba, perché sono quasi tutte femmine, fa un nido di solito sottoterra, e questa cosa è meravigliosa perché uno si immagina il favo pieno di miele, invece nel caso del bombo si va a mettere negli anfratti, dentro le cassette nido, dentro sotto i sassi, soprattutto occupa le tane dei roditori, e poi fa questa cosa meravigliosa, fa dei vasetti pieni di polline e nettare e delle palline con una specie di cera simile a quella delle api, in cui mette invece le larve, e quando nascono, quelli vanno lì e vanno alla dispensa e mangiano. E mano a mano che aumenta il numero delle operaie, perché anche in questo caso, come nelle api, le operaie, le caste, cioè la regina si riproduce e gli altri lavorano, loro cominceranno ad aiutare la regina fino a che non uscirà più dal suo nido sotterraneo. Vi faccio vedere sia una foto dal vivo di come sono le differenze tra regina, che è quella in basso, operaia, e il maschio, che è in alto. E poi c'è questo alveare sotterraneo che ha tutti questi vasetti, sembra uno scenario di Avatar, e queste palline. Quindi fa una differenza di produzione. I vasetti sono le dispense e le palline sono la nursery, cioè dove si stanno sviluppando le nuove larve, le future operaie. Ora, che vuol dire polline nettare? Vuol dire andarsi a infilare dentro i fiori, e nei fiori questo bombo è un eccezionale impollinatore, perché ha il corpo tutto quanto ricoperto da queste setole, che sono praticamente come passare lo spolverino in mezzo alla laniccia di casa vostra. Lo so che ci avete la lanugine in questi giorni di quarantena, e quindi si attacca questo polline su tutto quanto le setole del Le corpo, setole. e in più, come se non bastasse, alcuni di questi api, bombi e compagni, sull'ultimo paio di zampe hanno dei cestelli, si chiamano cestelli, che sono dei peli messi così a pettine, che raggruppano proprio il polline, quindi diventano delle macchine che impollinano eccezionalmente moltissime piante. Tanto che prima ho parlato di lotta biologica. Vendono anche la bomb box, cioè la scatola di bombi che tu liberi nel tuo giardino, quelli si mettono a impollinare e ti fanno fiorire tutto
il raccolto, perché loro mangiando fanno anche impollinare le piante, cioè le fanno riprodurre e portano frutti e semi, come conseguenza ovviamente. Oh, è da prima che nomino api, vespe, eccetera, andiamo a fare il dettaglio. Negli imenotteri troviamo tutto ciò che punge con il pungiglione, e cioè api, vespe, vespe vasaie, api legnaiole, bombi, calabroni, e anche le formiche, che non a caso alcune specie di formiche hanno un pungiglione, tra cui l'insetto che ha la puntura più dolorosa del mondo. C'è un ricercatore, si chiama Schmidt, che come lavoro per tutta la vita si è messo a far pungere da tutte le specie di imenotteri che ha incontrato, ha fatto la scala di dolore, dove 0 vuol dire non fa niente, 4 vuol dire piangi per una settimana. Ecco, la formica 24. La formica di fuoco si chiama 24 perché per 24 ore fa malissimo e fa. Quindi che fanno gli aborigeni del Sud America? Le evitano? No, fanno il rito di iniziazione in cui ti prendono un nido pieno, un cesto pieno di formica 24, ma, ti fanno infilare la mano, ti pungono e tu piangi malissimo, però se sopravvivi sei diventato un uomo. Beh, scusate, parentesi chiusa sulla scala di Schmidt. Bene, quindi gli imenotteri sono tutti quelli che hanno il corpo diviso in tre pallini ben distinguibili. Avrete sicuramente disegnato una formica con tre pallini e sei zampette. Ecco, anche api, eccetera. Ora, non tutto è oro ciò che luccica, non tutto ciò che è un imenottero è da uccidere a vista. Anzi, per quanto mi riguarda, non è uccidere niente a vista. Andiamo a conoscere un attimo per fare una distinzione. Quello in alto a sinistra è il più pericoloso di tutti in Italia, ha il veleno più potente, la maggior quantità, è una breccola così, cioè grande, breccola, termine scientifico, mi raccomando, dialettale, è il calabrone. Molto. Ma la brutta notizia è che io ho chiamato per la mia intera infanzia la povera ape legnaiola, cioè quella in alto a destra, il calabrone, o meglio ancora l'ammazza somari, perché con una puntura ammazza un somaro. Invece l'ape legnaiola non solo non è aggressiva, ma proprio si va a fare il suo nido dentro il legno e proprio di voi non gli interessa nulla, quindi non può già fare a me, a me. Ecco. Adesso arriviamo alla parentesi, cosa fare se ne incontro uno? Ma prima finiamo la dissertazione di riconoscimento. L'ape, che è quella che tutti conosciamo, è quella in basso a destra, è molto più snella quindi rispetto al bombo, alle setole, a questo addome marroncino e nero, e la vespa invece ha pochissime setole e ha un corpo molto più affusolato e soprattutto al cosiddetto vitino da vespa, cioè tra torace e addome. Tra le due parti c'è una strozzatura molto ben riconoscibile. Le larve di questi animali non le potrete vedere in natura, a meno che non trovate quelle sotto, tipo simili ai bruchi, ma perché? Perché di solito vengono allevate dagli adulti dentro gli alveari, e cioè tantissimi di questi menotteri sono eusociali, cioè c'è la regina, gli operai, i soldati e allevano le larve dentro i formicai, dentro gli alveari e così via. Quindi hanno delle caste, hanno dei livelli di socialità molto sviluppati. Veniamo al punto. Cosa fare se ne incontro uno? Allora, in generale, loro non hanno motivo di venire a darvi fastidio. Se vi vengono a dare fastidio è per due motivi. Uno, voi avete dato fastidio a loro, cioè avete acciaccato il loro alveare o siete nei pressi del loro alveare. Uno dice: mi hanno fatto il nido sotto il balcone. Purtroppo non si può fare niente, la chiedete ai vicini sotto di staccare il nido. Oppure avete qualcosa che le attrae. Per esempio, quando è fine estate, autunno, le vespe vanno in cerca di sostanze zuccherine, come per esempio le bibite gassate che ci portiamo, oppure il prosciutto si vanno a mangiare. Insomma, sentono l'odore oppure hanno sete con l'acqua, allora vi vengono a cercare. Allora, in quel caso è meglio mettere un pezzetto lontano da voi. Se cominciate ad agitarvi, a urlare, no, perché tanto non ci sentono bene, non ci sentono, non hanno proprio l'orecchio. Quindi, se cominciate ad agitarvi, a fare così, eccetera, allora si agitano a loro volta, sentono il pericolo e la brutta notizia è non è solo che vi pungono, ma che quando pungono liberano delle sostanze che attraggono gli altri. Quindi, se vi pungono una volta, vi possono pungere altre volte, oltre al fatto che ci sono delle persone che sono allergiche al veleno degli imenotteri, quindi possono rischiare grosso. Quindi cosa faccio? Rimango calmo, cambio zona, metto eventualmente quello che gli interessa da una parte e così mi lasciano in pace.
In generale vanno rispettati perché hanno una importanza incredibile all'interno degli ambienti. In questo safari loro hanno più ruoli ecologici, quindi non solo l'impollinatore, ma c'è anche il predatore. Il calabrone, per esempio, è un predatore. La formica la posso toccare? C'è un problema di dimensione delle dita, cioè che se ne prendo una con le dita la posso schiacciare, ma le formiche e acido formico hanno una radice in comune, non è un caso, perché le formiche possono emettere, a parte mordere, possono emettere l'acido formico. Quindi, in poche parole, formiche no, i menotteri no. Se trovo un imenottero, non toccatelo, ci stanno tante altre cose belle, potete fotografarlo, evitate di prendere, si possono fotografare. Se vedete un'ape che sta bottinando, cioè che sta sul fiore, sta ciucciando il nettare, potete fotografarlo, non ha nessun motivo di pungervi, quindi potete anche avvicinarvi, se l'andate a toccare, la spaventate, allora potrebbe pungere. Però in generale le api prima di pungere ci mettono un po'. Le vespe, i Infatti, calabroni sono molto più cattivelle. Vai. no, c'era una domanda che ho mandato anche prima in sovraimpressione che diceva che qualcuno sapeva che le api puntano chi pungere. In realtà, come dicevi tu, l'ape punge proprio per, tra virgolette, possiamo dire per disperazione, quindi non è così tanto aggressiva. Mentre qualcun altro raccontava di storie con dei calabroni particolarmente aggressivi, i calabroni, le vespe sono più, Calabroni si e arrabbiano con più facilità. vespe sono proprio aggressivi, E quindi poi ci vai. chiedono perché alcune formiche hanno la testa rossa e è un tipo di specie particolare. E c'era Andrea che voleva sapere se te lo ricordi, se la formica, quella che fa malissimo, è la formica proiettile, se ti Sì, ricordi bravo, che lei nome è. in inglese bullet ant, la formica 24 scritto con la C è il nome spagnolo perché vivono in Sud America, ma in inglese bravo Andrea, non so chi tu sia, ma bravo, Visto che esatto. abbiamo poco tempo, vabbè, ci chiedevano anche come fa il bombo a fare l'alveare sottoterra. Cioè, penso proprio fisicamente, ma vai, La cosa più frequente che succede è andare a occupare le tane dei roditori, cioè il topo abbandona la casa e arriva il bombo, dice c'è nessuno, no, perfetto, nidifico qui. Quindi va a usare degli anfratti già esistenti, generalmente. Ok, penso vado Andrea. Andrea si compiace per il fatto di ricordare il nome della formica e penso che possiamo andare avanti a vedere chi altro si nasconde in questa giungla di giardino. bene. Allora, abbandoniamo quindi la malva che è bottinata con questo colore acceso e soprattutto una corolla piena di nettare. Da questi menotteri impollinatori come il bombo, e andiamo. Questa sembra un albero gigante, ma non si vede assolutamente nulla. Quindi devo andare a zoomare e non si vedrà ancora nulla perché il prossimo animale è l'equivalente del coccodrillo, cioè qualcosa che non si vede, è un predatore d'agguato ed è il coccodrillo dei prati. Che vuol dire predatore d'agguato? Uno che sta fermo, aspetta che gli passi la preda, e questo qualcosa è la mantide religiosa. Quali sono i segni distintivi? Un capo triangolare e il primo paio di zampe che sono ripiegate, pronte per acchiappare la preda, e dei grandi occhi che si mangia, aspetta che passi qualsiasi cosa gli passi davanti e in movimento e se la mangia. Se gli metti la preda più succulenta del mondo, ferma e immobile davanti, non riesce a vederla, deve essere qualcosa in movimento. E qual è la curiosità? Perché si chiama mantide religiosa? Perché con queste zampe così pronte ad acchiappare sembra che stia pregando. La femmina depone una sorta di meringa. Quando è pronta, quando sta per morire, depone verso settembre-ottobre una sostanza che solidifica l'aria come il poliuretano espanso, solo che dentro ci mette delle uova e questa si chiama ooteca. Poi ad aprile dell'anno dopo più o meno nasceranno delle mini mantidi, quindi già da adesso maggio potrete cominciare, giugno potete cominciare a vedere le mini mantidi, ma per trovare quelle grandi così dovrete aspettare settembre più o meno. E queste mantidi in un 25esimo di secondo, qui al rallentatore, riescono a afferrare la preda. Quindi perché dico che è come il coccodrillo? Perché stanno di solito sulla pagina inferiore delle foglie appese a testa in giù, aspettano che passi la preda e in un battibaleno la riescono a prendere con uno scatto fulmineo. La mantide religiosa ha
appartiene al gruppo delle mantidi, che potete riconoscere perché hanno la forma di mantide, come ci disse un nostro professore all'università, ha proprio la faccia da mantide, cioè il primo paio di zampe è così, poi ci possono essere variazioni, possono essere più affusolate, quella in basso al centro è la mantide orchidea, insomma possono avere delle variazioni, però è primo paio di zampe raptatore, cioè per acchiappare, grandi occhi, e soprattutto sono gli unici insetti in grado di ruotare il capo, gli altri stanno fermi, non hanno l'articolazione qui al collo. Curiosità che tutti quanti nominerete. Ce l'hanno già chiesto, infatti. Ah, è vero che uccidono il compagno, è famosa per non essere proprio una moglie amorevole. La innanzitutto grazie per aver detto compagno, perché di solito lo chiamano marito, ma non è stata ancora sviluppata una forma nuziale di questi insetti. Allora, non sempre, in alcune specie non è mai stato registrato, quelle piccoline con le ali molto ridotte. In altre, come mantis religiosa, quella che abbiamo visto, può succedere, ma se la femmina ha mangiato a sazietà, non mangia il maschio. Quindi non è vero che il maschio deve essere decapitato per emettere gli spermatozoi, cioè per riprodursi. Se la femmina è sazia, non mangia il maschio. Noi abbiamo dato da mangiare 7 grilletti a una nostra mantide femmina e poi l'abbiamo fatta accoppiare e il maschio è stato benissimo. Fumava pure la sigaretta dopo. No, vabbè, non è vero questo. Bene, cosa fare se incontro una mantide? Che si può fare con le mantidi? Allora, si possono maneggiare. Bisogna sempre prenderle con la mano aperta, mai a pinza così, perché deve essere lei a camminare sopra. Attenzione, se la mantide ha le antenne particolarmente lunghe o se è una di questa specie qui, cioè piccoline con le ali che non si vedono, saltano, che è una meraviglia. Invece le femmine, cioè quelle con le antenne un po' più corte e un po' più grandi, tendono a volare di meno. È capitato che qualcuno sia stato morso, molto raramente, quindi se non vi sentite sicuri non la prendete, è difficile. Però non può farci alcun male con le zampe raptatorie, quelle davanti. Quindi valutate voi, non è una cosa di estremamente pericoloso, però neanche... Ecco, è pericolosa l'antireligiosa, attacca l'uomo. La mantide sa stimare la dimensione della propria preda, il che vuol dire che noi non siamo prede, siamo troppo grandi, di solito rimane immobile. Al massimo, se si spaventa, fa una posizione di kung fu, si apre così, apre anche l'addome con le ali per sembrare più grande, perché una lucertola, per esempio, potrebbe essere spaventata da questa azione e non mangiare la mantide. Quindi è pericoloso per l'uomo? No. Bisogna urlare e scappare? No, non c'è bisogno. Si guarda, si fotografa. Quando posso trovarla? Soprattutto tra settembre e il mese migliore, quando saranno all'ultimo stadio vitale e saranno grandi. Allora, super velocissimi, quanto è comune trovare la mantide in Italia? Mi sento di dire abbastanza, il tutto sta nel saperla trovare, perché sono molto mimetiche e in realtà, Graziano ci confermerà, sono presenti in un periodo abbastanza limitato durante l'anno, cioè cominciano a trovarsi adesso quelle piccoline a maggio-giugno e poi quando è novembre la femmina depone le uova, come ci ha fatto vedere Graziano, e le uova si schiuderanno nell'anno successivo, quindi poi muoiono. Una specifica... In Italia abbiamo, mi sembra, 7 specie di mantidi diverse, quindi alcune sono molto molto rare come l'empusa pennata, altre molto comuni come mantis religiosa, quindi io in media ogni anno ne trovo 3-4 intorno a casa mia, quindi abbastanza comune, non è una cosa molto rara. Se si va nei prati con l'erba alta, in particolare dove ci sono tanti grilli e cavallette, probabilmente li trovate, cercate negli steli alti, nella pagina inferiore delle foglie. Ok, e c'era qualcuno, ora non ricordo io, che diceva che la femmina mangia il maschio per ottenere le proteine per la gravidanza. Diciamo che sì, il motivo per cui succede questo è perché ha bisogno di tanta energia per fare le uova. Sì. Direi che abbiamo 5 minuti più o meno per fare un ultimo avvistamento, direi di ripartire, vediamo se riusciamo ad avvistare qualche altro animale, poi magari proveremo a rispondervi anche in separata, cioè direttamente sui canali, sulle varie piattaforme social, alle domande in cui non siamo riusciti a rispondere. Ci mancano le mandrie di erbivori e quindi andiamo a zoomare, qui la stiamo già inquadrando ma probabilmente non lo vedrete perché sono super mimetici. Li vedete adesso quei puntini sotto il trifoglio, sotto il fiore del trifoglio? Sono gli afidi.
Gli afidi sono delle pecore, degli gnu, delle zebre, sono gli erbivori di mandria del prato, e cioè hanno una bocca con uno stiletto a pungiglione che buca la pianta e va a succhiare la linfa. Sono piccoli, 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 e possono essere sia alati che non. Qual è la caratteristica? La vediamo tra poco, la curiosità. Volevo sottolineare quindi che hanno differenti stati vitali con e senza ali. Quello alato di solito vola via. Nota a margine: se avete una maglietta arancione o gialla in particolare, vi sarà capitato di vederli volare addosso perché sono attratti dal colore. Tanto che le trappole per catturarli sono delle tavolette colorate di giallo con la colla sopra, le cosiddette tavolette cromotropiche, cioè che sono attratte dal colore perché vanno verso i fiori, perché sanno che lì c'è un sacco di nutrimento. Cosa fanno nella vita? Questi si riproducono, che è una bellezza. Una femmina è in grado di fare altre femmine senza bisogno di accoppiarsi, e questi fanno un sacco di generazioni durante l'anno, mi sembra arrivino addirittura a 20. Sono tipo una matrioska, continuano a fare la femmina e fa altre femmine e fa altre femmine, e sono forse uno degli insetti più numerosi sul pianeta. Cosa fanno? Questi succhiano la linfa delle piante, che è acqua e zucchero sostanzialmente, per andare a cercare le vitamine, le proteine, sono molto più rare. Non potrebbero tenere dentro il corpo tutta quell'acqua e quello zucchero, quindi hanno dei sifoncini dietro, dei tubicini, da cui emettono acqua e zucchero, la cosiddetta melata. Per buttare via questa cosa, attirano le formiche. Le formiche sono ghiotte di quest'acqua e zucchero, che invece loro trovano molto difficilmente. Solo che, se vi ricordate, c'era un predatore degli afidi e dei pidocchi delle piante, che era la coccinella. Allora si è stabilita questa collaborazione: gli afidi danno lo scarto alle formiche, acqua e zucchero, e le formiche in cambio proteggono gli afidi dalle coccinelle. Se cercate su YouTube il film Microcosmos, si vede proprio questa scena in cui le formiche cacciano via gli afidi. Questi appartengono al gruppo dei rincoti, che non è una parolaccia, ma vuol dire nasoni, perché hanno davanti alla bocca un apparato boccale che, vedete, qui si vede bene in questo insetto, che punge, è in grado di pungere, comprende le cicale, gli afidi, le cimici, i gerridi, quelli che pattinano. Ma un'altra caratteristica di questo gruppo è che dei parenti degli afidi, per proteggersi dai predatori, si fanno uno scudo di cera o di lacca. In particolare, quello sotto, non penso l'abbiate mai visto, vive sul fico d'India, si chiama Dactylobius coccus, insieme ad altre specie, fa questa caratteristica strana che si vede: quella mano non sta sanguinando perché ha toccato il fico d'India, ma ha toccato questi insetti che emettono questa protezione rossastra. Allora abbiamo imparato a sfruttarli e macinarli per ottenere il colorante rosso, quello che si trova dentro il rossetto, dentro il ginger o dentro gli yogurt, cioè è uno dei coloranti alimentari E120 per l'esattezza. Se volete essere curiosi, se in casa avete qualcosa di rosso, vedete se sull'etichetta c'è scritto E120, è frutto di quell'insetto là. Vuole dire qualcosa? No. No, chiedono se ti può far male la puntura perché hai fatto vedere il rostro, ma in realtà Allora, non. sì, può fare male la puntura se siete delle piante, perché vanno Esatto. alla ricerca, perché ha una bocca talmente piccola che per superare i millimetri di pelle non ce la fanno assolutamente. Però per le piante sono molto pericolosi, trasmettono delle malattie e soprattutto succhiano un sacco di energia alla pianta, tanto che si combattono con le coccinelle o con gli insetticidi. Che fare se ne incontro uno? Allora, la maggior parte dei rincoti è innocua. Per esempio, questa cicadella che assomiglia a un grilletto che salticchia, la potete maneggiare tranquillamente. La cicala non riuscirete a maneggiarla perché vola via, però ci sono anche alcuni che possono emettere delle sostanze puzzolenti. Questa la conoscete tutti quanti, la cimice puzzolente o Sì, puzzolente. l'hanno già nominata nei commenti. Esatto. Che quindi è meglio non toccare. In questo caso prendete, la dovete rimuovere al vostro appartamento o dal vostro corpo, cercando di non spaventare. La regola in generale è: non spaventate l'animale, lui non farà niente. Quindi prendete un foglio di carta, ce lo fate camminare sopra, mai così, sempre così, ci devono camminare sopra, e poi lo mettete fuori e non emetterà nessuna puzza, anche perché gli costa energia e fatica fare queste cose, quindi tranquilli in questo caso.
Bene, ci sono delle domande su Allora, questo? c'era una domanda rimasta sulla mantide, cioè ci chiedevano se l'insetto stecco anche è una mantide, perché effettivamente la forma del corpo allungato la puoi ricordare, ma rispondici L'insetto tu a questa stecco non è domanda? una mantide, appartiene a un altro gruppo, si chiama Phasmidi, che sono vuol dire fantasmi. Poi magari cercate anche su YouTube geco stecco, perché troverete un video che parla di questo, ma sono talmente simili alle mantidi che qualche zoologo le mette in un unico gruppo, quindi è plausibile metterli vicini, ma non sono la stessa cosa. Nel prato l'insetto stecco è molto difficile trovarlo perché si nutre di un arbusto che è il rovo, quello delle more, che nei prati difficilmente ci sta. Allora, E poi c'è un'altra domanda. Aspetta, beh, perché a delle volte sono marroni le cimici? È semplicemente una variazione, ci sono anche diverse specie di cimici. E invece si è generata un po' di confusione con gli afidi che si riproducono per partenogenesi, quindi sono solo femmine. Come generano altre femmine? Insomma, in generale possiamo dire che il ciclo di vita degli afidi è una cosa super complessa e complicata. Quindi ah, la te regola lo è prego, non so che questa: vuoi dire. esistono più specie partenogenetiche, partenogenesi, vergine, nascita, cioè una femmina può riprodursi senza bisogno dell'accoppiamento sessuato con un maschio. Se la femmina si riproduce per partenogenesi, allora produce e genera solo femmine. Se una femmina si accoppia col maschio, allora fa figli maschi e femmine. Quindi è un adattamento per aumentare esponenzialmente la capacità riproduttiva, ma può riprodursi anche con i maschi. Prima avete nominato gli insetti stecco, anche gli insetti stecco hanno questa caratteristica. Esistono specie di cui non conosciamo il maschio, cioè in natura esistono le femmine. Perché no, qual è il difetto di questa strategia? Perché sembra eccezionale, so che anche noi, alcuni di noi vorrebbero avere questa strategia riproduttiva, è che la femmina nasce sostanzialmente che è un clone della madre, quindi non c'è varietà genetica. Invece, accoppiandosi col maschio, c'è un rimescolamento del DNA, che è un vantaggio a livello di differenze genetiche del figlio. Quindi meglio riprodursi con un maschio, ma se il maschio non c'è, io mi arrangio da sola. Più o meno è questa la regola. Allora, Allora, qualcuno chiedeva, vabbè, se puzzano come le cimici, gli afidi, ma in realtà io non credo, non li ho mai sentiti no, puzzare. allora, io adesso E il nome generico rincoti, lepidotteri, ma sono talmente tante specie che trovare una regola generale è molto difficile. Alcune di queste specie possono emettere de degli odori, ma sono poche e quindi gli afidi non emettono puzza. allora, noi abbiamo veramente finito il tempo. Se ci sono rimaste delle domande a cui non abbiamo risposto, magari proviamo a rispondere direttamente sulle chat. Come chiudiamo? Qualcuno ci ha commentato dicendo che questo intervento gli ricordava il film Tesoro, mi si sono ristretti i ragazzi, ed è vero perché un pochino film anni 90, un pochino ci siamo ispirati a quello. Ma vi vogliamo lasciare con una frase, possiamo dire Graziano, che non è la nostra, ma di un entomologo fantastico, grandioso, che purtroppo non c'è più, che è Giorgio Celli, e che nel suo libro Il Prato di Proust ci scrive proprio questo. Vado io? Vai. Vado io. Era solo una questione di scala. Ponete, come vedremo, al posto del leone una minuscola coccinella, affidate la parte dello gnu al pidocchio delle piante e i conti tornano di nuovo. C'è tutta una piccola Africa nel vostro giardino. E noi è proprio questo che vi vogliamo dire. Il giardino, il prato sono posti meravigliosi, impariamoli a guardare con degli occhi nuovi, gli occhi della curiosità. Vi ricordo che rimarranno queste puntate registrate sui nostri canali e a breve sarà messa anche sull'Instagram TV e che potete trovare la nostra programmazione sul sito www.frascatiscienza.it e se volete potete iscrivervi alla newsletter per essere informati su tutte le novità. Se vi è piaciuto questo intervento, aggiungo, dato che chiedevate di ragni e altre bestie feroci, noi possiamo fare altri safari, quindi non c'è che da chiedere. Per Scienza Contagiosa ringrazio Frasca di Scienza a nome di tutti i GECO, di cui trovate tutti qua, e buon safari a tutti. Adesso uscite e andate a cercare un po' di queste bestie nel prato davanti a casa. Esatto, e diteci cosa avete trovato. Grazie mille a tutti, buon pomeriggio, ci vediamo alla prossima puntata di Scienza Contagiosa. Ciao, grazie Graziano. Ciao!